Eccoci tornati, signori e signori. Parte 2, diciamo, della terza missione. Abbiamo ucciso due dei quattro simpatici signori che Hector ci ha indicato. Come vedete, abbiamo questa bella mappa nel menu di pausa, oltre che i minutaggi. Ok, qui lo speedrun è distante anni luce. Comunque è molto interessante avere questa visione d'insieme. Che dire, vi ricordo che questa serie la sto registrando in anticipo rispetto all'uscita del gioco, che è il 16, per me è ancora il 10 giugno. E vi ricordo di andare a vedere il link della pagina Steam del gioco, che trovate proprio nella prima linea della descrizione, link monitorato da THQ Nordic. Vi chiedo ancora di monitorare questi link, cioè non di monitorare, di cliccarli, sono link monitorati. Perché far vedere che c'è interesse per il gioco che proviene dal nostro canale farà in modo che magari THQ Nordic possa valutare in futuro di ricreare situazioni del genere, ridare altre chiavi, farci fare altri giveaway. Perché sì, questo gioco avrà dei giveaway. Per saperne di più rimanete sintonizzati, per ora non ho ancora ottenuto le chiavi per il giveaway stesso, quindi siamo in attesa. State in attesa anche voi, continuando a guardare la serie. Detto tutto questo, non è da me essere così pubblicitario, ma signori, tocca farlo ogni tanto. Torniamo. Qui c'è stata appena la signorina che è morta malissima con del laudano. Del bellissimo laudano. Quello che io avrei voluto fare era sentire questi civili. Avremo modo di farlo? Salviamo. Prendiamo Cooper e basta. Voglio provarci. Credo che loro rimangano qui nella stanza. Ehi, bellezza, ok, a lei non gliene frega niente. No, no, ho capito che ti piacciono i complimenti, Cooper, però non esageriamo. Ora, probabilmente ci vedranno da qua. Ma io vorrei davvero sentire, proprio per curiosità, anche a costo di ricaricare. Qui all'esterno c'è lo scudo, quindi siamo protetti. Ok. She's making me crazy. Part of me just wants to pack up and leave. I went through her draw yesterday. Did you know? Il laudano, ci siamo arrivati, grazie. Don't tell me you got a taste for that stuff. Oh, of course not. I just wondered who we got this from. Now, Doc Harold, sometimes when he can't pay, he brings a bottle from his stash. No, really? Ok, laudano che abbiamo già utilizzato. Stupendo. Ma sono contento comunque di aver raccolto il suggerimento. Ora credo sia arrivato il tempo proprio di andarsene, come avevamo detto. Che potremmo passare da fuori qua adesso? Ci cambia davvero molto poco. Non corriamo, non facciamo errori banali del genere. Ed anzi, prendiamo entrambi i nostri ragazzi e andiamo alla porta. Oh oh oh! Signorina, lei mi vizia, lei mi vizia. Allora, sicuramente, cioè sicuramente, do per scontato che Hector non possa salire di qua? È come McCoy o lui è più agile? Tutti o quasi guardano in questa direzione, questo non è particolarmente buono. Forse questo era più utile a scendere che a salire, sapete? No, no, infatti Hector non può salire di là neanche volendo. Stupendo. Questo è... quello era il momento. Ok, direi di resettare. Resettiamo un attimo. Allora, noi vogliamo uscire da qua. Quindi ragazzi, voi non avete sparato altri colpi di pistola. Questo è ottimo. Direi che possiamo, per assurdo che possa sembrare, anche andare a piedi. Cioè a piedi. Eretti. Magari non corriamo, per non sembrare proprio eccessivamente sospetti. Ma usciamocene da qui. Per loro non è sospetto che noi si sia qua dentro. Quantomeno loro sono civili, non gli interessa. E voilà. E abbiamo questi scudini. Chiaramente a indicare che qui siamo tranquilli e sereni. Relativamente parlando. Colpi davvero non ci servono, giusto? No, no, siamo al massimo, ok. Quindi abbiamo il cantiere.
Qui è palese che una volta che il duca arriva qua sotto, far cadere la campana sia il quid. E sapete che forse questa campana, senza nemmeno complicarci la vita, potremmo fare tutto con Cooper. Sir, I think you mean shut it, Jim. Voi state qua, ma per ora insieme avviciniamoci alla zona. Senza avere modi sospetti. Certo che uno che va con un'enorme trappola per orsi sulla schiena. Company orders. Tracks gotta go through here. To hell with your company. Shall we? Vedete Cooper quando cammina? È estenuantemente lento. Allora, qui c'è un momento in cui si viene visti in quest'area, non molto. Tipo lui? Scagnozzo, esatto. Che arriva. Aspettiamo che finisca, non tanto salviamo. Tanto mi ascolto i dialoghi, che non tutti sono sottotitolati purtroppo. Qui arriva il duca, che è lui adesso che guarda in quest'area. Mi abbasso e vado intanto, eh. Ora. Nobody put up a wall as fast and as straight as Billy did. Especially not Josh, as we're all aware of now. Momento di salvare. Sono un po' sbruffone a farlo così velocemente, ma ok. Ascolta 10 conversazioni private, wow. Start shoveling. I think I need a drink. Si muovono. Questa cosa non me l'aspettavo. Questo potrebbe complicarci un minimo le cose. Qui non ho posti dove nascondono nel caso, quindi non lo ammazzerò. Il problema è che dopo aver fatto cadere la campana, il difficile sarà fuggire. Chiaramente. Hector dall'esterno ci potrebbe aiutare distraendo con un fischio, credo. Ma fino a un certo punto. Questi due continuano a lavorare. Qui come funziona il tutto? Lui ci vede niente? Lo scagnozzo non ha un reale campo visivo. È bloccato. Quindi in realtà prima di far cadere la campana, direi che elimineremo lui e lo nasconderemo in questi cespugli. Cerchiamo di essere tranquilli e calmi. Quindi, salvataggio. Josh. Li prendiamo. Non ci sono altri punti dove nasconderlo, credo. Ok. E adesso non ci dovrebbero essere persone che ci stanno vedendo, se non Hector. Ok. Molto meglio ora che... L'idea è che potremmo fuggire dopo buttandoci giù e risaltando di qua. Senza passare là davanti. Qui non so cosa facciano questi due, ma ci interessa fino a un certo punto. E ora non ci resta che attendere. Conoscerà la civiltà. Non grazie a te, caro duca. Non grazie a te se io ho qualcosa da dire a riguardo, anzi, più che io, la campana. Salviamo, giusto per non dover fare mille try, nel caso qualcosa andasse storto in questo punto. E lui si ferma, proprio lì. Rimaniamo fermi un attimo qua, aspettiamo che la situazione si calmi.
In fondo, a meno che non salgano, che faccio? Guarda tutti e tre spiatterati malissimo. Ma no, no, non ti preoccupare, ragazzo. Non è roba che ti competa. Ora è andato a girare dall'altra parte. È il momento perfetto per andarcene. Beh, è cascata la campana. È un incidente. Come è successo? Questi se ne sono andati, che era il nostro rischio a scendere. Hector! Ti sei riposato, ragazzo? Bravo, bravo. Ok. Questo fa 3 di 4. Ci abbiamo messo molto meno per questo. Interessante. Allora, questo non ci compete più. Possiamo toglierlo. Obiettivi aggiornati. Il duca è andato. McBain è qui. Per McBain non abbiamo avuto suggerimenti perché dovremmo ascoltare lui. Dovremmo ascoltare lui. Qui dov'è il rosso? E si entra da qui? No, ci fa passare da lì, vero? Vorrei ascoltare il suggerimento. Non c'è più il punto. What? Mi sembrava che ci fosse proprio un ascoltalo per... O forse è quando McBain è lontano che si può ascoltare una conversazione interessante? Allora, questa direi che comunque si può far cadere. Si può far cadere la... struttura. Nuovo suggerimento? Cartello. Questo cartello è stato costruito da un lavoratore non particolarmente dotato. È tenuto in piedi solo da un pezzetto di legno. Questo. E il muro traballante, esatto. Questo muro è stato costruito da un lavoratore non particolarmente dotato. È tenuto in piedi solo da una corda. Chiaro, chiarissimo. Quindi lui viene qua a lamentarsi ed è il momento perfetto per buttarlo giù. Stante che noi si sia riusciti ad arrivare quassù per poterlo fare. E questo poi ci renderebbe anche, penso, parecchio visibili. Forse, esatto, l'interazione è da lontano sulla corda. Se noi facessimo... Oh, no, 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 no. Scusate, signori. Scusate, non volevo creare... Era per dire che magari si poteva colpire con il pugnale sulla corda. Comunque, così non faremo niente di buono per ora. Quindi spostiamoci. Come entrare? Questo è un ottimo posto, secondo me. Ci fa fare più strada. Questo cartello pure... Come dovremmo utilizzarlo? Dall'alto. Per quanto ci possa interessare comunque buttare giù lui. E forse per uscire. Però si può entrare da qua, che ci dà questa porta, ed è completamente inutile, perché da là non possiamo fare nulla. Qui, invece, abbiamo questi due, ma credo che possiamo gestirli. Entrare da qua. Ma quello che avrei voluto fare io è sfruttare questo, in particolare. E da qua è complicatissimo. Quindi il modo migliore in realtà sarebbe entrare proprio da qui, dove siamo adesso. Osserviamo per un attimo. Altrimenti una alla volta, direi. Li facciamo entrare. Lui qua è difficile entrare senza che se ne accorgano. In due. Molto difficile, onestamente. Cioè, lui in un punto cieco. Il che è buono.
Che poi qui fare il giro, entrare di qua, salire con la scala, togliere lui e andare qua, potrebbe essere la mossa. Lui conviene farlo fuori con Hector in realtà. Lo attiriamo, va dentro, trappola. Però il fischio qui verrà sentito da altre persone. Per fortuna che c'è il salvataggio. Allora, facciamo questa prova con Hector adesso. Questo è un punto cieco, quindi io sto entrando. This is where they're laying the tracks. McBain's the foreman and doesn't let anyone on site. Then let's keep it quiet when we head in. Just time to make some noise. I see. Show your phone time. I heard that. The more the merrier. Are you being serious? Non ha preso la trappola. Non ha preso la trappola. No! Maledizione. Ok. No, no, no. You picked a fight with a company man. I'll use my scissors. Se io fischio, tutti quanti si preoccupano. Ok. Ok. Interessante. Quanta gente sta arrivando? Let's go. Hello. There she is. Time to use Bianca. Almost ready. All set. Let's lure someone. Ci stanno per vedere di là. Let's light this up. This place? No, è andata male. Stai zitto e muori. Ok, addio. Povero Hector. Basta. Ok. Questo tentativo è un po'... si vede che manca di classe, manca di finezza. Me ne rendo conto pure io. Peccato perché una volta ucciso lui, come nascondere anche da lui non sarà proprio facile facile. Che sì, lo attiriamo, muore nella trappola. E poi... non possiamo nasconderlo in alcun modo. In realtà il top, credo, sarebbe passare Carponi qua dietro. C'è quest'area con cui ci possiamo avvicinare, ma è... non funziona affatto bene. Il top sarebbe stato davvero buttarsi qua dentro noi. Potremmo comunque far trovare il corpo, farli allarmare, ma nasconderci, eh? Questo non è che stiamo tentando di non dar mai l'allarme. Cioè, magari potrebbe essere un distintivo, ma noi non lo sappiamo. E proviamo, anche soltanto per amor di tentativo. La lui se ne va via, grazie. Scagnozzo 1, via. Tu te ne sei andato da là. Noi entriamo... la trappola questa volta la mettiamo proprio più evidente. E noi ci togliamo dalle scatole. Ok, è scattato l'allarme e quindi escono più guardie. Interessante. E queste guardie rimangono in giro, vero? Tocca capire dove vanno a pattugliare. Potrebbe essere una situazione comunque che ci convenga. Certo, questo toglie il fattore... tutto sembra un incidente, ma abbiamo fatto comunque delle stragi. Per far sembrare tutto un incidente non avremmo dovuto uccidere nessuno. Cosa che davvero non so come avremmo... cioè, sicuramente esiste un modo. Che credo sia un gioco che abbia una profondità tale.
Allora, non so se... Ma sì, ma proseguiamo con dei salvataggi rapidi, signori. Ce la siamo fatta difficile, è vero, ma amen. Allora, lui sta rientrando. Vedete che quest'area comunque adesso è libera. Loro non so, forse inizieranno a fare una pattuglia vera e propria. Ok, quindi aumenta la difficoltà, ma nell'immediato, nel nostro piano criminale, può darsi che non sia così male. Salvataggio. Making a move. Bianca returns to me. Via, 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 via. Questo è il momento per Cooper. Hector, il suo, l'ha fatto fin troppo. Allora, lui sta arrivando, quindi non posso essere troppo lento adesso. Accucciarsi, a mettersi qua. È stato molto rapido. Ok, non funziona così. Cioè, sì, funziona anche così. Se lui lo uccidiamo con un coltello dalla distanza, chi lo vede a lui morire male? La trappola va ripresa però. Quindi aspettiamo un attimo che lui faccia il suo. Prendiamoci la trappola, usciamo, salviamo e vediamo se... Perché lui è il nostro problema. Tocca vedere se si può uccidere con un coltello da lancio prima che crei problemi. Quindi lui va, salvo. E andiamo qua. Let's do this. There she is. E ce ne andiamo con una certa qual nonchalance. Salvataggio. Allora, Cooper. Now's the time. Aspettiamo che torni lui sempre. Lì abbiamo quell'altro simpaticone che viene avanti e indietro, ma se ne sta andando. Ok, via. Salviamo. Okay, eh? No, non volevo fare questo, volevo mettermi su... Allora, aspetta un attimo, resa dei conti. Prendiamo coltello da lancio su di lui. Facciamo continua. Lo hanno visto. Ma ok, mi tolgo dal... Lì c'è il nostro pugnale, eh. La situazione ormai... Sono usciti tutti quelli che potevano uscire nella ronda, quindi questo è il momento, penso, più difficile. Ma le acque tenderanno a ricalmarsi, sebbene loro siano tutti in giro a fare ronde. Noi siamo qui a farci due chiacchiere, fuori dal cantiere, come i vecchi Umarell. E molto tranquilli. E alla fin fine, addirittura una parte rientra. Interessante. Caserma 2 di 4. Ok, quindi due rimangono e due sono orientati. Ok, questo non l'avevo percepito inizialmente. Molto interessante. Ok, mi piace come si sta evolvendo il tutto. Molto sporco. C'è davvero poca finezza in quello che sto facendo, me ne rendo conto. E qui un giocatore esperto potrebbe... Aspetta. Un giocatore esperto potrebbe davvero farsi accapponare la pelle, ma... Sono tentativi blind. Lui è molto pericoloso farlo adesso, quello che sto facendo. Ok, allora. Lui ci permette poco. Lui può essere distratto con un fischio, però. Giusto? Quindi salvataggio rapido. I'm just getting started. Resa dei conti. Let's lure someone in. Così. Keep a lid on it. Ma continua. E qui facciamo un bel... E segui. Sure thing, amico.
che a loro non è piaciuto. A loro non sono piaciuto. Can we get this over with? No need to get bloody. So this is why the train had to stop out of town. Okay. The railroad would be good for the folks here. But then they tore half the place down. Whoever ordered this wants these people gone. You mean Vincent DeWitt, the railroad boss? If you say so. Da qua poi si può buttarci di sotto, ottimo. Well, sure, because he's got men like us who do his dirty work. Salva. You're killing the mood, amigo. On my way. Shift's over, McBain. That's it. Salve. All done. Satisfied now. You'll be able to sleep at night. I'm fine, Cooper. Let's head back to the saloon. Our drinks are still waiting. Ok, davvero un lavoro sporco, signori. Un lavoro sporco di cui non vado fiero. Ma abbiamo avuto un distintivo. Fai sembrare un incidente la morte di quattro bersagli. Può sembrare un incidente la singola morte, ma stante lo schifo qua, ho dei dubbi a riguardo. Cos'è successo? Ah, ho premuto la... Pardon. Dove dobbiamo andare adesso? Torna al saloon. E lo potremmo fare in tutta tranquillità, direi. Quindi dove siamo? Al cantiere. Quindi facciamo un passino di qua. Assolutamente in tranquillità. Non tagliate per cantieri, cose che mi è successo di fare dandogli solo una direzione. Mi hanno tagliato qua dentro facendosi uccidere malamente. Questo è successo mentre recuperavo il gioco dopo la demo. Gentlemen, I saved the whiskey for you. Gracias, señorita. Non dell'audano. Don't worry about those men anymore. We took care of them. Oh, that's kind of you, Hector. We sure could use a little more quiet around here. Well, fellas, I have to step out. Would you mind keeping an eye on the place? Leave it to us. Help yourselves. I'll be back in a few. So, how long you been here? Couple of days. Why are you asking? Did you find him? You know where he is? You have to bring this up now? What the hell, Hector? Just saying, we just had a good time, so why ruin it, huh? Look, I'm not here to play the Good Samaritan. We both know he's working for DeWitt, so just tell me where he is. Chi stiamo cercando? Last I heard, he's at the mayor's house. It's just a short ride up the mountain. No reason to waste any more time, then. You sure this is a good idea? It's getting late. I put this off long enough. What difference is one more day? Where I know Frank, he'll still be there tomorrow. All right. Tomorrow then. That's right, amigo. Now, tell me what you've been up to. Abbiamo un obiettivo, anche se non sappiamo esattamente chi sia e perché noi lo si stia cercando. Allora, non uccidere o stordire nessuno nell'area dei binari del treno. Interessante. E non toccare cespugli né balle di fieno. Questi sono molto difficili, ma immaginate la rigiocabilità. Seppellisci Josh. Josh era sotto la chiesa. Uccidi tre bersagli contemporaneamente. Pensavo che l'avesse fatto la campana. Evidentemente no. Completa in meno di 7 minuti. Questa lo vedo più facile in realtà, per quanto sia. E missione a difficoltà difficile. Fatemi sapere se voi sarete in grado di fare tutto ciò. Assolutamente sono molto interessato. E anzi, se avete dei video vostri, delle vostre speedrun o altro, se siete competitivi in quel modo, non fatevi problemi a condividerli nei commenti qua sotto. Vediamo la rocambolesca operazione. Che si è interrotta senza che io glielo chiedessi. Ah no, si è soltanto un po'... ha singhiozzato. I numeri dei salvataggi, mamma mia. E i load, che imbarazzo. Questo quando si gioca così sporco come abbiamo fatto noi è imbarazzante. Si vede anche l'inizio che voi non avete visto in camera, chiaramente. Quello è anche carino, il fatto che si possa rivedere.
Vorrei poter andare più veloce del 32x, ma questo perché sono particolarmente lento. E si può salvare il replay direttamente qui? Penso che sia anche per condividerlo. E possa valere, penso, per le speedrun anche soltanto per vedere il gioco in questo modo? Chissà. E ci sono già... Beh, ovviamente il gioco non è ancora uscito, quindi non ci possono essere delle ufficiali speedrun. Però io non sono uno speedrunner e sono incapace in questi giochi, quindi non è qualcosa che mi compete al momento, però sarei io adoro vedere le speedrun. Sono un avido osservatore di speedrunner. Non di tutti i giochi, ma dei giochi che mi prendono. Soprattutto dei Resident Evil, devo dire. Ma questo è un altro discorso. Un'ora e tre il totale, mamma mia. E si può fare in 7 minuti. Capite sì che proprio sono un pizzico lontano da quegli obiettivi. Però questi sono giochi dove tu puoi contare tutto, sapere tutto. Le guardie si comportano sempre nel... reagiscono sempre allo stesso modo a una data reazione. Quindi si potrebbe essere molto meticolosi. Hector l'ho usato poco, in effetti, sì. Penso ancora ci dia... Questa l'altra volta nella demo non ve l'ho fatto vedere. C'è un'ulteriore schermata dopo questo replay. Ovviamente non staremo a vederlo tutte le volte, signori. Adesso perché sono le prime volte. Non so neanche quante missioni ci siano in totale, ma in generale non sarà sempre così interessante. Ecco, questa è la schermata che non vi feci vedere, che dà esattamente le uccisioni e l'utilizzo delle abilità quante volte. Tempi, qui l'ho usato al 38% rispetto a Cooper. Anche questo è interessante. Nemici uccisi, la percentuale. Ferite ricevute, come vi ho detto, ne abbiamo ricevute due. Voi non l'avete visto, ma mi sono curato poi con la fiaschetta. Corpi scoperti, due alla fine. Mamma mia. Civili uccisi, 0 di 50. Esatto, siamo stati bravi ragazzi. 7 caricamenti, boo per noi. Per noi. Vediamo cosa ci aspetta la prossima volta. Tenuta di Higgins. Benissimo, signori. Per questo video era tutto. Vi ricordo ancora, date un'occhiata alla pagina Steam nel primo link in descrizione per far apparire un pizzico meglio anche il canale stesso agli occhi della THQ Nordic. E... rimanete sintonizzati per il giveaway che avverrà in futuro e ci vediamo al prossimo video.